Nei video precedenti abbiamo parlato dei primi esponenti del ramo principale della famiglia Medici. Oggi parliamo di Piero de' Medici, conosciuto come Piero il Fatuo o lo Sfortunato, figlio di Lorenzo il Magnifico e Clarice Orsini, e del frate domenicano Girolamo Savonarola, un altro personaggio di particolare spicco nella storia di Firenze. Piero nacque a Firenze il 15 febbraio 1472. Fu cresciuto insieme al fratello minore Giovanni, che sarebbe poi diventato Papa Leone X, e al cugino Giulio, che sarebbe poi diventato Papa Clemente VII. Fin dall'infanzia fu educato per succedere al padre come signore di Firenze e come direttore del Banco Medici. Furono scelti per lui notevoli precettori, fra i quali Agnolo Poliziano, che poi ebbe però dei contrasti con la madre Clarice, e in seguito Bernardo Michelozzi. Dimostrò però di non avere talento per certi ruoli, essendo privo di carisma e dotato di un carattere arrogante e indisciplinato. Piero era anche costantemente in contrasto con i suoi cugini, Lorenzo e Giovanni, che erano entrambi più anziani e più ricchi. E appartenevano al ramo popolano della famiglia, in quanto figli di Pier Francesco de' Medici, a sua volta figlio di Lorenzo, che era fratello di Cosimo il Vecchio. Il 22 maggio 1488 Piero sposò Alfonsina Orsini, dalla quale avrebbe avuto 4 figli. I più noti furono Lorenzo, poi duca di Urbino e futuro padre di Caterina de' Medici, e Clarice. Dopo la morte del padre, Lorenzo il Magnifico, avvenuta l'8 aprile del 1492, Piero assunse il comando della città molto facilmente, come era avvenuto per Lorenzo dopo la morte del padre, Piero il Gottoso, nel 1469. Il carisma e l'abilità con cui il padre aveva esercitato il controllo della vita politica fiorentina giovò infatti a Piero, che era un giovane ventunenne privo di qualsiasi abilità e sensibilità politica. Pochi mesi dopo la sua ascesa al potere, però, Piero diede prova della sua inettitudine. Tentò invano di ottenere un'alleanza con Rodrigo Borgia, appena sceso al soglio pontificio col nome di Papa Alessandro VI, in occasione del suo viaggio a Roma nel novembre del 1492, per rendergli omaggio. Rodrigo Borgia non prestò infatti alcuna attenzione alla proposta di matrimonio tra sua figlia Lucrezia Borgia e il fratello di Piero, Giuliano. Fallirono anche le trattative per far sposare il fratello con Laura Orsini, probabilmente figlia illegittima del Papa. Ancor più deleteria fu la politica interna. Gli evidenti favoritismi politici suscitarono varie congiure all'interno di Firenze, delle quali la più sorprendente fu quella organizzata dai suoi cugini, membri del ramo dei Popolani. Per questo motivo furono esiliati dalla città nella primavera del 1494. Nonostante la politica culturale e artistica promossa in precedenza dalla sua famiglia, Piero si distinse per il disinteresse che manifestò verso ogni forma di cultura. Benché non fosse un ignorante, non ebbe buoni rapporti con gli artisti patrocinati dal padre, tra cui, in particolare, Michelangelo Buonarroti. Si racconta che il giovane Piero avesse così poca considerazione per l'artista prediletto dal padre, da ordinargli, durante la grande nevicata del 20 gennaio 1494, di realizzare una statua di neve. Dopo questo periodo di relativa calma, il fragile equilibrio pacifico tra gli stati italiani, faticosamente costruito da Lorenzo il Magnifico, crollò nel 1494, con la decisione di re Carlo VIII di Francia di attraversare le Alpi con un esercito per conquistare il regno di Napoli, sul quale vantava diritti ereditari. Tutti gli stati italiani videro con grande apprensione la discesa di un così grande esercito per la penisola. E a Firenze tutti gli occhi erano puntati su Piero e su come si sarebbe comportato. Quando attraversarono la Toscana, Piero tentò la via della neutralità. Ma quando l'esercito francese entrò nei territori della Repubblica Fiorentina, per non scatenare una guerra forse persa in partenza, Piero fu costretto alla resa, alla quale non pose nessuna condizione, e accettò tutto ciò che Carlo chiedeva. Cedette inoltre al sovrano le fortezze di Pietrasanta, Sarzana, Pisa e Livorno, senza il consenso della signoria. I cronisti più ostili ai Medici riportano anche di come Piero si sarebbe inginocchiato davanti al re, baciandogli le babbucce. In ogni caso, gli animi della folla fiorentina si infiammarono ancora di più. Il frate domenicano Girolamo Savonarola e il partito antimediceo, che aspettavano da tempo una scintilla per far scattare una rivolta popolare, saputo dell'atteggiamento di Piero, approfittarono della situazione. Da tempo, attraverso le prediche di Savonarola, si sperava di causare una rivolta, ma la personalità carismatica di Lorenzo il Magnifico fino a quel momento non lo aveva permesso. Lorenzo, però, non c'era più,
e la situazione era cambiata. I fiorentini, dopo essere stati sfigati, diedero vita a una rivolta nel novembre del 1494 e saccheggiarono il Palazzo Medici di Via Larga. Restaurarono la Repubblica con lo scopo di una maggiore presenza popolare e fu proclamata una teocrazia con a capo Girolamo Savonarola. Piero e la famiglia furono costretti alla fuga. I fiorentini, che presto stabilirono un'intesa con Carlo VIII, misero al bando Piero e i suoi parenti più prossimi, esiliando quindi il ramo principale della famiglia Medici. Il ramo secondario, quello popolano, che era schierato con i rivoltosi, fu richiamato in patria. Piero, esiliato, andò a Bologna e poi a Venezia, cercando ripetutamente di tornare a Firenze e di rovesciare il governo. Nel 1496 assegnò il comando di un esercito a Gentile Virginio Orsini. L'anno dopo si affidò al condottiero Bartolomeo d'Alviano, con il quale in seguito attaccò i domini toscani, ma ogni tentativo risultò vano. Raggiunse quindi l'esercito francese, accettando la protezione del nuovo re Luigi XII, e lo seguì nella conquista del regno di Napoli. Nel 1503, nella campagna contro gli spagnoli, Piero trovò la morte. La barca carica di armi e cannoni con cui attraversava il fiume Garigliano si rovesciò e lui annegò. Ma facciamo un passo indietro, torniamo a Firenze. Abbiamo detto che Girolamo Savonarola riuscì a ottenere il potere. Ma chi era Girolamo Savonarola? Sappiamo che nacque nella città di Ferrara il 21 settembre 1452. Il suo primo insegnante fu il nonno, un medico. Anche Girolamo intraprese gli studi per avviarsi alla professione di medico. Lo studio della medicina, campo nel quale la sua famiglia si era distinta, venne però ben presto abbandonato. Girolamo in quegli anni aveva infatti mostrato una maggiore inclinazione e un più vivo interesse per lo studio della filosofia e nei suoi 20 anni diede prova di una profonda vocazione religiosa. Alcuni biografi narrano che ad avviarlo verso una fede religiosa fu il rifiuto che subì da parte di una donna di cui si era innamorato, ma sono molte le leggende o le notizie incerte legate a lui. A 23 anni decise di lasciare casa per dirigersi a Bologna per entrare nell'ordine domenicano del convento di San Domenico. In una sua lettera alla famiglia scrisse: «Scelgo la religione perché ho visto l'infinita miseria degli uomini, gli stupri, gli adulteri, le ruberie, la superbia, l'idolatria, il turpiloquio, tutta la violenza di una società che ha perduto ogni capacità di bene. Per poter vivere libero ho rinunciato ad avere una donna e per poter vivere in pace mi sono rifugiato in questo porto della religione». Il 26 aprile 1475 ricevette l'abito di novizio dal priore Giorgio da Vercelli e l'anno dopo ricevette i voti. Il 21 settembre 1476 fu ordinato suddiacono e il 1 maggio 1477 divenne diacono. Savonarola tornò a Ferrara e approfondì gli studi di teologia e il 28 aprile 1482 venne nominato lettore nel convento fiorentino di San Marco. Giunto nella Firenze di Lorenzo de' Medici, gli venne assegnato il pulpito di San Lorenzo, la parrocchia dei Medici, ma come testimoniano le cronache del tempo non ebbe successo, probabilmente per la sua pronuncia romagnola, che doveva risultare barbara alle orecchie fiorentine. E dopo qualche anno, finito il suo lavoro a Firenze, andò via. Dopo aver soggiornato in numerose città del centro e del nord Italia, nel 1489 tornò a Firenze. Era stato chiamato in città proprio da Lorenzo il Magnifico, su intercessione del noto filosofo Pico della Mirandola, che era fortemente attratto dalle tematiche delle predicazioni da lui sviluppate durante i soggiorni di quegli anni a Bologna e a Ferrara. A Firenze le sue predicazioni divennero estremamente note. Lui sosteneva che solo un cambiamento nei costumi e un vero e proprio rinnovamento della società avrebbero evitato il castigo divino. I suoi discorsi erano particolarmente efficaci, anche perché li arricchiva con minacce e profezie apocalittiche. Savonarola diceva di aver avuto il dono della profezia. Sviluppò una vera e propria teologia della profezia cristiana e annunciò chiaramente, in nome di Dio, i flagelli per l'Italia e per la Chiesa. Affermava che il bene e il male di una città provengono dai suoi capi, ma loro sono superbi e corrotti. Lorenzo il Magnifico lo fece ammonire più volte per non tenere simili prediche, ma come ben sappiamo, poco dopo morì e gli succedette Piero. Nell'imminenza della discesa in Italia di Carlo VIII nel 1494, la profezia di Savonarola, secondo la quale l'Italia sarebbe stata presto punita per la sua corruzione con l'arrivo di un nuovo Ciro, destò grande clamore.
Ottenuto il potere a seguito della rivolta dei fiorentini, Savonarola mise in atto una serie di riforme, volte a trasformare profondamente la vita di Firenze e dei suoi cittadini. Agli obiettivi polemici delle sue predicazioni sulla corruzione e la ricchezza dei medici e della Chiesa, unì l'azione pratica e politica di rinnovamento della città. Tra i provvedimenti messi in atto vi furono anche leggi volte a colpire la ricchezza e lo sfarzo, in nome del rigore morale e di una vita più sobria e non ancorata ai beni materiali e al denaro. La società fiorentina era profondamente divisa rispetto all'operato del frate domenicano. Tra i suoi oppositori figuravano gli arrabbiati, ovvero i cittadini più facoltosi della città, legati alla corte papale e a Ludovico il Moro, e i Palleschi, che erano a favore del ritorno dei Medici. A sostegno di Savonarola e delle sue riforme erano invece i Piagnoni, quei cittadini che richiedevano un rinnovamento della società fiorentina e denunciavano, insieme a Savonarola, la corruzione e il malcostume dei Medici e del Papa. I Piagnoni si distinsero inoltre per essere tra gli autori dei cosiddetti roghi delle vanità. Il più famoso, il cosiddetto Falò delle Vanità, avvenne il 7 febbraio 1497, in occasione del Carnevale, durante il quale furono sequestrati e bruciati nelle piazze cittadine i beni di lusso dei fiorentini più ricchi. L'obiettivo di questa furia distruttiva era l'eliminazione di qualsiasi oggetto considerato potenzialmente peccaminoso, come gioielli e vestiti lussuosi. Altri bersagli includevano libri immorali, manoscritti contenenti canzoni secolari o profane e dipinti. Tra i vari oggetti distrutti vi furono alcuni dipinti originali che trattavano temi della mitologia classica, eseguiti da Sandro Botticelli, che egli stesso provvide a portare sul rogo, e molte altre opere andarono perse per sempre, con incalcolabile danno per l'arte e la cultura fiorentina rinascimentale. Papa Alessandro VI contrastò apertamente Savonarola e la sua politica. Così impose che sospendesse le sue predicazioni. Il frate dimostrò con fermezza di non avere alcuna intenzione di trattenersi. Nel 1497 il Papa lo scomunicò per eresia. Savonarola, nonostante la grave ed estrema misura presa dal pontefice, con la quale veniva escluso dalla comunità religiosa dei fedeli, continuò la sua attività e non tenne conto delle direttive papali. Ma la scomunica lo privò di importanti appoggi. La sua fine è legata alla mancata prova del fuoco. Per dimostrare il favore divino, avrebbe dovuto camminare su dei carboni ardenti. Tutti i fiorentini e soprattutto i piagnoni riponevano numerose aspettative in questa prova. Nel caso in cui fosse riuscito a portarla a termine, sarebbe stata l'attestazione inconfutabile della bontà e della giustizia degli intenti di Savonarola. Tuttavia, il sopraggiungere della pioggia ne impedì l'esecuzione. E per i suoi sostenitori la delusione fu cocente. Il giorno dopo gli arrabbiati assaltarono il convento di San Marco e attaccarono fisicamente il frate. Difeso dai suoi dopo uno scontro sanguinoso, si consegnò alle autorità cittadine. In seguito fu processato e condannato a morte, come eretico, scismatico e per aver predicato cose nuove. E nel 1559 le sue opere furono inserite nell'indice dei libri proibiti. Il 23 maggio 1498 venne impiccato in Piazza della Signoria, nel cuore di Firenze, insieme ad altri due frati a lui fedeli, e i loro corpi vennero poi bruciati sul rogo. Le ceneri dei frati furono poi portate via con delle carrette e gettate nel fiume Arno dal Ponte Vecchio. Nei secoli seguenti, gli scritti di Savonarola sono stati riabilitati dalla Chiesa, fino a essere presi in considerazione in importanti trattati di teologia. La causa della sua beatificazione è stata avviata il 30 maggio 1997 dall'Arcidiocesi di Firenze. Oggi Girolamo Savonarola è considerato dalla Chiesa servo di Dio.